Igor Iezzi, nella giornata del papà la Lega sta sensibilizzando sul fatto che ci sono queste case libere e genitori che dormono in macchina. Adesso giornata del papà, non facciamo subito arrabbiare la sinistra dicendo papà, mamma, che mi si arrabbiano. No, noi oggi siamo qua proprio per chiedere che le istituzioni facciano al più presto un censimento di tutte le opere, di tutte le strutture che hanno e che lasciano vuote. Questo è un caso abbastanza evidente, quello che c'è qui, appartamenti che sono assolutamente utilizzabili da subito, che vengono lasciati vuoti in un periodo di crisi con la gente, con tanti papà separati e gente in crisi che è costretta a vivere e a dormire in macchina. Ecco, se le istituzioni pubbliche si mettessero di impegno a mappare un po' tutte le strutture che hanno, a rimetterle in sesto e a fornirle ai cittadini, sarebbe cosa buona e giusta.